Manuel César Rui Costa, o maestro per gli appassionati di calcio portoghese. Lusitano di nascita, brasiliano nel tocco di palla, trequartista dalle movenze raffinate. Va Rui Costa col destro, mischia, rete! Colpo di testa straordinario! Avanza il portoghese, poi verticalizza per Shevchenko, attenzione c'è spazio, Shevchenko può tirare con il destro, pallone che viene deviato sul fondo. Ottimo dribbling, eccellente visione di gioco, uno dei giocatori più belli da vedere tra coloro che hanno calpestato il manto erboso di San Siro. Rui Costa, il dribbling secco, si libera di continui, Rui Costa può entrare in area di rigore, ecco spasso, Shevchenko, rete! Armonia ed eleganza al servizio della squadra. Tutte finte, pallone incollato, poi grande cross, Shevchenko, incredibile parata! Questo assist è stato veramente eccezionale. Costa, è tempo di calibrare il suo cross e c'è il gol di Laursen. Tornando di prima Rui Costa, può partire il contropiede del Milan, posizione regolare di Thomasson, se ne va, 1-0, Thomasson verso Gori, Thomasson evitato il portiere, la porta è vuota ed è gol del Milan, 3-1. Bravo anche Rui Costa. Rui Costa non lo molla, del vecchio slalom del portoghese che vedete fa fatica, poi insiste, però va in accelerazione, Rui Costa ancora al limite, pallone filtrato per Girardino, posizione regolare, siciliano. Se Inzaghi, Shevchenko, Crespo, Girardino e Thomasson hanno fatto la fortuna del Milan a suon di gol, è pure vero che il loro destino non sarebbe stato lo stesso se sulla loro strada non avessero incrociato la classe infinita di Manuel Rui Costa. Il portoghese studia i movimenti dei suoi attaccanti, carpisce i loro segreti in allenamento. Palloni col contagiri, confezionati a dovere per essere spinti alle spalle dei portieri avversari. Palla per Rui Costa, di prima per Senos, bello il passaggio, raddoppio. Grande Milan, gol, grande, grandissimo gol.65 assist in 192 presenze con la maglia del Milan. Sono i numeri da record che fanno di Rui Costa uno dei più grandi suggeritori della storia del calcio. Al gol, Rui preferisce l'assist, il tocco smarcante per il compagno, l'ultimo passaggio, l'intuizione limpida, imprevedibile, capace di sorprendere i meccanismi delle difese più rodate. Poche le reti realizzate in maglia rossonera, ma buone. Ciascuna una delizia per il palato dei tifosi. Importantissimo successo centrato dal Milan contro l'Apoel Tel Aviv porta soprattutto la firma di Manuel Rui Costa. Il portoghese infatti è stato il protagonista assoluto della serata, prima segnando il gol del vantaggio e poi deliziando il pubblico con una lunga serie di giocate di classe. Dopo mesi di infortuni e delusioni, dunque, il fantasista rossonero sembra finalmente essere tornato quello di Firenze. E Rui Costa firma un capolavoro di balistica.